terza edizione del premio Bimbo Faber e la prima cosa che mi viene in mente è esclamare: che edizione! Un livello dei cinque finalisti incredibile, tutti i progetti erano assolutamente di livello. Spartiacque, se così si può dire, tra quello che erano le edizioni precedenti e quelle che immaginiamo siano quelle future. Edizione particolarissima, il livello veramente si è alzato tantissimo, tanti i progetti di grande qualità, progetti anche internazionali, quindi è stato un anno molto complicato per la giuria. Il vincitore è straordinario, con una progettualità unica al mondo che porta Biella non soltanto ad una visibilità internazionale, ma in forma di progetto per il futuro, orientato alla riqualificazione, orientato all'ambiente, al green. Tengo particolarmente a questo premio perché è il frutto di tanto lavoro di tutte le aziende che hanno creato Magnolab. In particolar modo tengo a dedicare questo premio a Massimo Marchi, che ci ha lasciati qualche mese fa, che è stato il nostro primo sostenitore, e sono certo che in qualche modo lui ha contribuito a farci vincere questo premio.